L'Aula del Consiglio regionale discute e approva il bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana. Ad illustrare l'atto in aula la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, che ha parlato di un atto che arriva in ottime condizioni col parere positivo di tutti gli organi di controllo. C'è un utile pari ad oltre 200.000 euro in crescita rispetto al consuntivo precedente. Sono 42 i progetti regionali gestiti da Fondazione Sistema Toscana e 4 quelli che riguardano il Consiglio regionale. I ricavi commerciali sono in aumento grazie principalmente all'attività cinematografica. È un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni, ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera, che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale, ma quest'anno la Fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane, e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di Sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va, diciamo, incontro alle competenze di promozione del marchio Toscana più tipiche di Sviluppo Toscana. L'atto passa a maggioranza. A favore votano 18 consiglieri del PD e Italia Viva, 11 voti contrari di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Dal punto di vista tecnico e del bilancio, naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che vanno che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace, perché l'impegno degli operatori, tutti coloro che lavorano, è grande. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio, però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di Sviluppo Toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo. Via libera al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia Regionale di Sanità. Sì da PD e Italia Viva, un no arriva da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ammonta a 2,73 milioni di euro. Di questo l'80% viene impiegato per le spese per il personale, il 12% per la gestione di immobili e attrezzature e il 5% per il funzionamento degli organi dell'Agenzia. Quest'anno l'utile ammonta ad oltre 70.000 euro. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Noi sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno, e quindi insomma un risultato comunque importante.
Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, quindi nel bilancio generale della Regione, o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora su quello che spendono i toscani in sanità privata, e sappiamo essere un elemento di criticità, insomma, di tutto il paese e quindi anche della Toscana. Il fatto che l'agenzia spenda quasi per intero il proprio bilancio per pagare lo stipendio dei dipendenti è preoccupante, dicono le opposizioni di centrodestra. Oggi noi sappiamo troppo poco di quello che viene fatto, le agenzie regionali svolgono un'attività preziosa di supporto anche per le attività della Giunta e anche indirettamente del Consiglio. Oggi però sul fronte sanitario dobbiamo, diciamo, pretendere di più. Noi siamo in una fase in cui molto spesso si legano le risorse al sistema sanitario a richieste che non hanno però come adeguato presupposto la programmazione, cioè un'analisi preliminare di quelli che sono gli effettivi bisogni del sistema sanitario regionale, che molto spesso appunto si rischiano di ridursi a semplici richieste allungare più soldi e più risorse da parte del governo nazionale, senza però legare, ripeto, a programmazione ed efficienza. Questo è un ragionamento che, anche qui può sembrare quasi scontato. In realtà noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse, e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice, diciamo, raccordo, quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Sì, allora il bilancio di ARS è un bilancio ineccepibile, anzi forse troppo, perché avanzano 70.000 euro, quindi noi ovviamente quando c'è una società che funziona dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600, quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. Credo che debba essere rivista un pochino la funzione di ARS. Ad ARS, dice Italia Viva, nell'approvare il bilancio chiediamo uno sforzo in più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana, su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARS possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. Sì, parte questo primo Corecom Tour che facciamo un po' in giro in tutta la Toscana. Partiamo oggi da Prato, ma poi continueremo a Pistoia, Lucca e in tutte le città capoluogo della Toscana. È partito da Prato il tour del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni tra le città della Toscana. Il presidente Marco Meacci ha incontrato amministrazioni locali e associazioni per illustrare le funzioni e le attività del Corecom e gli strumenti a disposizione dei cittadini per contrastare bollette anomale e disservizi in tema di telecomunicazioni. Annunciati anche gli stati generali dell'informazione e della comunicazione e una ricerca IRPET per capire la realtà informativa e comunicativa della Toscana. Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione ma anche di ascolto, andando in giro a illustrando le funzioni del Corecom, che è l'organo di consulenza e di garanzia della Regione Toscana nella comunicazione, dando informazioni sulle varie funzioni, sia per quanto riguarda in generale la vigilanza e la gestione, sovraintendere
a quelle che sono le programmazioni televisive, radiofoniche in Toscana, ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni. Penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale, che è quella informazione e formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana, in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di internet e dei social. Penso a tutto il tema anche che riguarda le gestioni delle controversie telefoniche tra i cittadini e le compagnie telefoniche, le TV a pagamento e internet, in modo che in questo senso il Corecom svolge una funzione di conciliazione gratuita, un servizio gratuito in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini. All'incontro, introdotto dai saluti di Simone Calamai, presidente della provincia di Prato, hanno partecipato anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti e la consigliera del Corecom Bianca Maria Giocoli. È un'istituzione molto importante, è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi, oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni, è importante, soprattutto per quanto riguarda le controversie, per esempio in materia di telecomunicazioni, ma anche progetti rivolti ai giovani, quindi tutto quel mondo che è la comunicazione, che è sicuramente un mondo delicato, che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini. Accanto a questo, un tema che mi sta particolarmente a cuore, quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti, le buone pratiche riguardanti il mondo digitale, soprattutto il mondo dei social, e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole, con il patentino digitale, che aiuta, e penso che questo sia fondamentale, avere corretti comportamenti, rispetto, e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici. La costituzione della Multiutility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico, e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. Dietro, una famosa marcia indietro, soprattutto per quanto riguarda la questione della quotazione in borsa. Io credo che il tema della gestione complessiva dei servizi pubblici locali vada affrontato nel merito con un'analisi molto più profonda. La Multiutility è uno strumento di gestione che è stato portato avanti da comuni importanti, chiaramente a trazione Partito Democratico. C'erano delle condizioni quando questo progetto è partito, alla fine del 2020 circa. Già dopo due anni noi siamo sostanzialmente a ridiscutere quello che è una scelta di politica industriale che però, permettetemi, nasce anche da un confronto politico interno alle forze di maggioranza che oggi hanno ribaltato quelle che erano le premesse iniziali. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzati e quali saranno nonostante le manifestazioni di interesse, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori, e questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico, che non può solo giocare il ruolo di un attore economico, ma deve svolgere anche un ruolo pregnante, appunto, da un punto di vista di controlli. È una partita che dovrà essere monitorata attentamente proprio in relazione all'importante impatto che questo potrà avere. Sì, io partirei addirittura dall'utilità o meno della Multiutility. Il mio territorio è Grosseto, è la Maremma, conseguentemente non voglio precorrere nessun tipo di tempo, ma siamo sempre stati un po' la periferia dell'impero, e conseguentemente andare in una
In una multi-utility dove si conta veramente poco, quindi Firenze centrica, eccetera, sinceramente proprio non mi va. Dal punto di vista politico, meno male che c'è stato uno stop e quindi io auspico un ripensamento su tutta la situazione. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multi-utility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta e che lei è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa, che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe, dei servizi, quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti, nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quella che invece sono le funzionalità, soprattutto l'acqua, che dal referendum di ormai di più di 10 anni fa deve ritornare pienamente pubblica. E siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multi-utility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere. Ecco perché continuiamo a portare avanti, a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua, ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. Ma io su questo esprimo un punto di vista personale. La multi-utility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio, rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso per cittadini e per imprese, dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci, le società partecipate devono fare il proprio lavoro, quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. Molti sindaci, a mio avviso, sono entrati a gamba tesa a sproposito su questa questione, perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione e credo che la stiamo facendo e facendo bene.